4 settimane. E proprio con questo ritmo si portano i girotondi, i racconti, le filastrocche, i giochi con le dita e anche attività legate a realizzare manufatti che i bambini possono anche poi portare a casa. In asilo si ha un angolo speciale che è dedicato alla natura ed è chiamato regno, con il quale la maestra mantiene il ritmo dello scorrere dell'anno, che vive attraverso cristalli, piante, teli di seta, decori in pannolenti, lana cardata e caratterizzano il momento dell'anno in cui ci troviamo. Anche la merenda e il pranzo seguono un ritmo ben definito, dal lunedì al venerdì. Durante l'anno scolastico i bambini escono in giardino anche nelle giornate più rigide dell'inverno. Scavare, trasportare terra e sassi, giocare con la sabbia, fare pappe con le foglie. È un gioco senza posa che rende il giardino una risorsa inesauribile. È di stimoli, di opportunità per entrare in contatto diretto con tutti gli elementi della natura e chi meglio della natura insegna il ritmo della vita? Ecco, questo è. Grazie, Grazie a voi. grazie Roberta, e scorriamo anche queste immagini che ci danno l'idea di com'è la vita all'interno della scuola di Origlio, che è davvero una vita che cerca nell'armonia, cerca nella complementarietà di tante esperienze, uno degli aspetti fondativi dell'educazione steineriana. Aspetti che portano anche all'importanza di tutte le arti, di cui la musica è probabilmente una di quelle più importanti per l'uomo, e della musica ci parla il maestro Giuseppe. Ecco, mi sentite? Perfettamente. Ok, buonasera a tutti. Bene. Allora, la musica è, come dire, una sorta di strumento importantissimo per creare le giuste atmosfere. Quindi già dall'asilo si fanno tantissimi canti. E le maestre d'asilo sono bravissime in questo. Quando poi iniziamo nelle prime classi delle elementari, infatti mi sono preparato questo video parlando appunto di questo momento. Iniziamo già con l'introduzione dei flauti pentatonici, quindi in modo ritmico, come diceva già la maestra Roberta, tutti i giorni, e iniziamo con loro sin dall'inizio dell'anno con l'uso di questo strumento che è il flauto pentatonico. Pentatonico perché ha una tonalità particolare, dove non ci sono gli accordi maggiori e minori, ma semplicemente un'armonia ancora legata un po' a questo periodo un po' d'oro dei bambini così piccoli, quindi dove non c'è, dove tutto è bello ancora, dove il mondo, come dice Steiner, il mondo è bello, quindi non ci sono ancora problematiche animiche legate a, come dire, a situazioni di un'anima che deve, che ha delle tristezze o delle cose particolari. È ancora un momento molto d'oro, diciamo, legato ancora all'asilo. E quindi, come vedete dal disegno, c'è quel flauto con quello più grande, quello in bambù, che in tutti i modi in cui suoniamo, praticamente la conclusione delle melodie è sempre qualcosa che animicamente risuona in modo positivo. E quindi loro già imparano questo, e poi nel secondo anno, alla fine del secondo anno, introduciamo invece l'uso del flauto diatonico. Il flauto diatonico, che appunto è un flauto che porta nuovi elementi, quindi tutte e 7 le note della scala normale. Usiamo anche, per esempio, la campana tibetana, che crea l'atmosfera, tranquillizza molto i bambini possono suonarla anche loro. E, come dire, crea la giusta atmosfera e va a richiamare nel bambino un'armonia, una delicatezza, un'atmosfera sana, perché Steiner ci insegna che i 12 sensi, non i normali 6 sensi, ma i 12 sensi sono collegati fra loro, quindi anche il senso dell'io dell'altro, col senso dell'udito, il senso del tatto, eccetera, sono tutti collegati. Se noi andiamo a stimolare
appunto attraverso la musica, lavoriamo anche bene manualmente, facciamo dei lavori manuali fatti bene. Si crea insomma la giusta atmosfera, insomma la musica è parte integrante del nostro lavoro e ci accompagna praticamente dall'apertura della giornata fino alla fine, crea la giusta atmosfera anche all'ascolto per le storie. Con la lira, avete visto prima c'era l'immagine della lira pentatonica o il salterio, creano la giusta atmosfera per un'atmosfera di ascolto. Si entra come in un mondo, è come una chiave per entrare nel mondo dell'immaginativo. Noi attraverso la musica entriamo in questo mondo immaginativo e ci fa, come dire, come da Cicerone, no? Ci fa entrare e ci consente di percepire le immagini nel modo giusto. I bambini percepiscono le immagini proprio nel modo migliore, proprio come un passaporto, ecco, diciamo così, un passepartout per entrare nel mondo delle immagini e farci stare serenamente, farceli vivere in modo sano e piacevole. Grazie per questa precisa e molto evocativa esposizione. Adesso abbiamo una sorpresa, leggo, e quindi abbiamo uno studente che ci dimostra appunto il frutto di questi studi. E quindi che prego, che do il benvenuto a Liam, che ci suonerà qualche cosa appunto dal vivo. Buonasera a tutti. Oggi sono felice di presentarvi un pezzo che ho studiato in questo anni con il maestro Giuseppe, che è stato il mio maestro fino in sesta, e sono felice di condividerlo con voi. Bravissimo, questo è, non, tutti non aprono il microfono, ma è come Liam, se ti arrivasse un applauso da tutte le 52 persone che ti stanno ascoltando. Grazie e prosegui, la musica è sempre molto importante e tu hai iniziato davvero bene nell'imparare la musica in questa maniera, grazie anche al maestro Giuseppe. Allora passiamo a un altro argomento e passiamo a un argomento che è quasi un fiore all'occhiello della educazione steineriana, che è l'astronomia, che è appunto la Terra, il cielo
l'esperienza del mondo che l'educazione steineriana, che è un'educazione alla libertà, può dare. Quindi chiamo il maestro Giuseppe per l'astronomia, per spiegarci esattamente il programma, in che cosa consiste e qual è il messaggio che si può dare ai bambini piccoli con l'astronomia. Allora, mi sentite? Perfettamente. Ecco. Bene, noi ci troviamo qui, è bene che tutti sappiano che noi ci troviamo qui adesso proprio sul Monte Bar. Non so se vedete attraverso... Siamo proprio nell'uscita di astronomia. E praticamente grande, noi siamo grande qui... Grande invidia. È un posto meraviglioso dove i ragazzi... Tu dicevi fiore all'occhiello della scuola steineriana. Certo, fiore all'occhiello. Perché? Perché queste cose non partono dai libri. Noi partiamo dall'esperienza pratica. Cioè, quindi si fanno le uscite già in sesta classe, dove praticamente, e come vedete dalle immagini, i ragazzi entrano a contatto diretto con tutti i sensi a disposizione per percepire quello che è veramente... Questo è un angolo che formano i ragazzi. L'angolo che fa il sole al tramonto con la linea del sud, quindi percepiscono anche, lavoriamo anche insieme con la geometria, quindi astronomia e geometria insieme. Qui vedete un angolo di 90 gradi che praticamente crea il sole quando tramonta. Allora facciamo questa cosa prima come esperienza e poi dopo la portiamo. Ecco, vedete, questa è l'altezza del sole, vedete, 40 gradi al mezzogiorno del solstizio d'inverno. Poi eravamo venuti al solstizio d'inverno, adesso siamo a solstizio estivo, quindi è molto più ampio il diciamo il gap, no? Tra orizzonte e altezza. Qui creiamo l'angolo con il tramonto, quindi è il momento del tramonto, e vediamo un po', percepiamo questo momento, anche gli orari, prendiamoci un puntatore, con il puntatore facciamo l'esperienza di vedere un po' in che punto sull'orizzonte, no? E quindi sono comunque momenti molto speciali, perché noi rievochiamo un po' quello che è l'antico legame che abbiamo come umanità al rapporto interiore con il mondo degli astri, no? Che ci circonda. E quindi niente di meglio che andare direttamente sul posto e entrare a contatto diretto con un astro fondamentale per la nostra vita, che è il Sole. Noi siamo abituati, viviamo ormai nel mondo della tecnologia, tendiamo un po' ad astrarci un po' da quelle che sono le forze che ci circondano. Ecco, questo è il puntatore, e attraverso una ghiera che troviamo alla base di questo, calcoliamo a quanti gradi sull'orizzonte tramonta, e poi facciamo i rilevamenti sia diciamo in varie negli equinozi e negli solstizi, quindi vediamo come cambia questo. Chiaramente il posto che ci accoglie è un posto bellissimo, si sta veramente bene, ci immergiamo proprio in questo rapporto, proprio ci innalziamo e cerchiamo di avvicinarci il più possibile, andiamo più in alto che possiamo per avvicinarci il più possibile al sole e alle stelle. Poi facciamo anche... E poi leggo che cantate, cioè che è una cosa bellissima, cioè in questi posti poi c'è anche il momento dell'unione nel canto. Sì, cantiamo, recitiamo anche, facciamo proprio un full immersion, diciamo, facciamo una scuola nel mondo in un certo senso, usciamo dall'aula per incontrare il mondo e non portiamo il mondo attraverso... E poi dopo... Certo, lavoriamo anche sul quaderno, mettiamo a fuoco i concetti, no? Arriviamo anche ai concetti, ma prima partiamo appunto da questo incontro diretto con... Queste sono esperienze fondamentali in sesta classe, perché si risveglia già questo interesse per il mondo. La mattina, per esempio, facciamo l'esperienza dell'alba, che è un'esperienza interiore molto bella. Vediamo come nasce la luce, e sarebbe anche il primo esperimento. Ecco, questo qui è un disegno dal vero, è un esperimento dal vivo. Questa è l'alba. È un esperimento dal vivo, come nasce la luce. Quindi, in sesta classe colleghiamo l'astronomia anche alla fisica e alla geometria. Quindi, in questo caso, la fisica è il primo esperimento con la luce. Quindi, come
nascono le ombre, e da lì poi tutto il percorso con artistico con il bianco e nero, con il bianco e nero dove i ragazzi lavorano su con questa nuova tecnica che viene introdotta in Sesta Classe, perché pedagogicamente proprio noi come scuola Steiner portiamo questo elemento del i ragazzi in Sesta Classe vivono questo rapporto un po' preadolescenziale, cominciano a incontrare il lato oscuro di se stessi, no? Quindi le crisi che diciamo i genitori sono abituati a vivere, chi le ha vissute con i propri figli, no? Che diventano un po' introversi, ribelli in Sesta Classe, no? Età 12-13 anni. È l'anima che si risveglia, quindi in un certo senso noi portiamo anche i ragazzi ad affrontare questi lati dell'anima attraverso l'arte, quindi a curare, accarezzare questi mondi interiori, quindi con l'utilizzo anche del bianco e nero, vedete anche qua. Poi vediamo anche le costellazioni, e le costellazioni sono le... come cambiano queste, quindi osserviamo nel cielo cosa osserviamo a est, cosa osserviamo a ovest, quindi l'Orsa Maggiore, la Cassiopea, sono le costellazioni circumpolari, dalle quali possiamo orientarci e trovare la polare, e quindi trovare il nord. Quindi legato anche alla geografia. E poi i pianeti tra di loro creano armonie, movimenti, sono movimenti armoniosi geometrici, è la sacra, e lo riportiamo con questi disegni geometrici. Questi disegni geometrici che i ragazzi fanno, e che c'è una saggezza divina che ci circonda. Questo è fondamentale, ecco, un'armonia, una saggezza divina che ci circonda, senza la quale la vita non esisterebbe in questo pianeta. Portiamo questi concetti spirituali profondi che ci insegna Rudolf Steiner, senza parlare mai di antroposofia o di Steiner, ma vivendoli semplicemente, vivendo, osservando, facendo esperienze, ma anche con la precisione, con l'attenzione e con, come dire, una cura del proprio lavoro che sia sempre qualcosa di bello, di piacevole, di giusto, di sano e di fondamentalmente morale. Parliamo sempre tanto di moralità, no? Nell'insegnamento, nell'educazione, ma la moralità la portiamo noi in questo modo, osservando, percependo, lavorando, creiamo, come dire, dei ragazzi liberi, un'educazione che porti una moralità, una libertà interiore, una conoscenza, una coscienza interiore attraverso esperienze vive e dirette. Grazie mille, complimenti per lo splendido lavoro, per le grandi immagini. E adesso passerei a una figura che è importantissima in una scuola steineriana, che è il genitore. Come sapete, le scuole steineriane sono sostanzialmente una comunità di genitori che diventano quasi la base della scuola. E quindi io vorrei sentire un genitore sull'esperienza e chiamerei una testimonianza. Matteo Ferretti, sei in collegamento, prendo il microfono per raccontare appunto l'esperienza nella scuola steineriana. Beh, grazie Paolo, buonasera a tutte e a tutti e a tutti. È molto difficile riassumere, immagino, in due minuti quella che è l'esperienza di un genitore nella scuola Steiner. Quello che posso dire è che parlare di scuola Steiner è coinvolgere una sfera che riguarda molto anche la sfera emotiva, il sentimento anche di un genitore, perché credo che quella della scuola Steiner sia una scelta che è fatta per i figli, guidati spesso dai figli, ma è anche una scelta in cui, diciamo, il genitore cerca e probabilmente trova qualcosa. Se posso dire almeno io personalmente che cosa ho cercato, che cosa sto trovando nella scuola Steiner, è il desiderio di costruire una scuola assieme. Questa utopia che si concretizza, che diventa concreto, diventa anche impegno concreto, e quindi è una scuola di grandi soddisfazioni, ma anche di grandi impegni per i genitori, questo va detto, soprattutto per quei genitori che si vogliono coinvolgere in questo modo. E l'utopia concreta che questa scuola, diciamo, ci ricorda tutte le mattine è che si può fare scuola e si può costruire scuola collaborando tra maestri e genitori, e si può costruire una scuola che sta attorno a dei valori,
a degli spunti, abbiamo detto, artistici, spirituali, e non attorno alla burocrazia e non attorno alla dimensione del voto, della performance, della classifica. Ecco, è difficile perché queste parole d'ordine probabilmente sono parole d'ordine molto lontane da molte delle parole d'ordine della nostra società. E quindi credo che nel DNA del genitore della scuola Steiner che si avvicina come me, cioè un genitore che non ha fatto degli studi steineriani ma ha intuito qualcosa andando a un bazar o parlando con un maestro o sentendone parlare, ci sia questa sorta di vocazione al desiderio di un mondo diverso, di una costruzione diversa. Una cosa che secondo me tanti di noi in questo periodo hanno avvertito anche al di fuori della scuola, ed è quindi credo sia una scuola che dà delle risposte anche molto concrete alle domande anche profonde che ci siamo posti in questo periodo, che tutti ci siamo posti in questo periodo. Grazie Matteo, sì, ritengo che questa tua ultima osservazione sul significato che stiamo cercando di dare alle nostre vite in un periodo così particolare della storia del XXI secolo, determinata dall'epidemia, che poi è stato un effetto scatenante che ci ha fatto riflettere che alcune certezze per noi potrebbero venire meno, ci ha portato sempre di più in valori importanti, in cui educare i nostri figli nel migliore dei modi è certamente uno dei significati più importanti per la vita di un genitore. Grazie ancora a Matteo e passiamo a un argomento fondamentale per un asilo, una scuola elementare, che è la fiaba. La fiaba di cui ci racconterà il maestro Francesco, a cui do il benvenuto e sono appunto ansioso di ascoltare come la fiaba viene trattata sì. Nella scuola. Mi sentite? Perfettamente. Bene. Non parlerò solo della fiaba, ma inizio dal fatto che si va a scuola per imparare, ma questa scuola ha qualcosa di un po' particolare perché si impara attraverso le materie che a volte, o quasi sempre, vengono usate come mezzi per quello che è l'evoluzione del bambino da piccolo fino a che finisce gli studi. E diciamo l'atmosfera di ogni anno, da noi non, in questa scuola non si bocciano mai bambini, ma diciamo hanno l'età più o meno uguale, quindi continuano anno per anno a essere nello stesso gruppo. E ciò che dà l'atmosfera di più, diciamo, durante questi anni è proprio il racconto. Quello che lei diceva delle fiabe sono della prima classe, in una fase evolutiva ancora diversa da quelle che verranno dopo, ed è bellissimo insegnare raccontando storie, perché è come se il maestro prendesse cose dalla profondità della saggezza del mondo e dell'umanità e le porta ai bambini. Uno dei piaceri che si ha nell'insegnare è sapere che un bambino, per esempio, non sa qualcosa e noi come maestri gliela portiamo, e quindi provare dentro di noi anche la gioia loro di apprendere qualcosa o di nuovo oppure qualcosa che, diciamo, ha un grande contenuto dentro l'anima del bambino. Ora, detto molto in generale, la strada che fa un bambino interiormente e per cui attraverso le materie lo si aiuta in questo senso, è, diciamo, quando un bebè nasce non ha più o meno nessuna coscienza del proprio essere, ma si sente unito al mondo totalmente. Quando si arriva alla fine della scuola, diciamo, l'individualità di qualsiasi ragazzo o ragazza invece è precisa e la possono percepire. E il programma di tutte le materie, compreso il racconto, diciamo, si adegua alle fasi evolutive dei bambini. Quindi non è che si raccontano cose così a caso, ma per esempio le fiabe che lei ha citato sono tipiche della prima classe. Un mondo dove il tempo e lo spazio non sono come lo pensiamo noi, un mondo dove la fantasia del bambino è proprio, diciamo, si adegua a un certo modo di essere e va rispettato in questo senso, non accelerando i tempi, diciamo, di una maturazione che sarebbe troppo veloce, forse. E quindi questa individualità che scende, diciamo, lentamente negli anni nel bambino, e attraverso il racconto e anche le altre materie, diciamo, arriva alla sua vita.
Diciamo che ogni anno da questa atmosfera, per esempio se passo dalla prima alla seconda, la seconda classe non è più l'elemento delle fiabe, ma si continua a raccontare fiabe, raccontando però passando a due diciamo tipi di racconto che sono la favola e quella che noi chiamiamo le storie dei santi. Per favola si intende, diciamo, i racconti di Esopo o La Fontaine o altre culture anche del mondo, in cui attraverso gli animali, soprattutto animali che parlano, si accenna a quello che potremmo chiamare i difetti o le qualità dell'essere umano, tipo la volpe l'uva, può esserci l'invidia, può esserci la gelosia, la rabbia, o diciamo l'inganno e tante altre cose. Questa è una parte dell'elemento umano, di avere questi, diciamo, questi chiamiamoli difetti o certi tipi di qualità. D'altro canto, raccontiamo anche storie come quella di San Francesco, altri santi come Beaten, che è un santo che poi dall'Irlanda è venuto in Svizzera, e sono esseri umani che cercano salire dalla, diciamo, da questi difetti o da questa parte di animalità dell'essere umano per arrivare a qualcosa di più alto e riuscire a, diciamo, a raggiungere una visione del mondo che sia molto più alta, più umile e senza, diciamo, altri problemi. Per esempio, la storia di Francesco e Chiara sono un esempio tipico della seconda classe, dove questo crea molto entusiasmo e dà un messaggio segreto dicendo se tu vorrai, bambino, quando sei grande, diciamo, cambiare te stesso in qualche maniera, ciò sarà possibile. Ora il racconto va avanti, può essere ogni età al suo, se pensiamo per esempio al racconto del viaggio di Magellano che viene raccontato nella settima, dove è l'ammutinamento per esempio contro gli ufficiali che si erano ribellati e tutto questo entusiasmo. Può essere Cristoforo Colombo sempre in settima o può essere l'Odissea in quinta con l'antica Grecia e questo del racconto è un piacere proprio per i maestri perché è un qualcosa bello da raccontare e anche bello per loro da ascoltare e non so, credo di aver superato il tempo, vero? Perfetto, no, il tempo era assolutamente corretto e grazie, complimenti per il lavoro. Passiamo un altro insegnamento fondamentale che è quello delle lingue straniere in un mondo dove le lingue straniere, la Svizzera di lingue straniere, diciamo, ne ha parte già con un'esigenza di conoscenza linguistica importante a cui se ne estendono delle altre. Quindi chiamo la maestra Sandra a parlare di questo insegnamento. Benvenuta. Mettiamo il microfono, se è collegata, se no... Scusate, sì, eccomi. Stavo dicendo a scuola, quando mi chiamano maestra Sandra, io rido sempre e dico che è la maestra di chimica. E io sono Frau Wollermann Campagnoli. Con questo entriamo subito nel spirito della lingua e nelle usanze dei vari paesi che fanno anche parte fondamentale di questo insegnamento della lingua, perché i bambini non conoscono solo la lingua come le parole più avanti, ma impareranno a conoscere anche proprio le mentalità, le abitudini e proprio lo spirito di popolo. E nei primi 3 anni io do una piccola infarinatura, grossolanamente un po' come si insegnano le lingue, poi la mia collega sicuramente andrà un po' più nella profondità della lezione in sé. Nei primi 3 anni si imparano lingue esclusivamente oralmente, non si scrive, non si legge ancora. Impareranno tutto attraverso giochi, girotondi, poesie, filastrocche, nel fare, scenette, sono proprio immersi come se fosse una madrelingua.
la maestra idealmente proprio per tutta l'ora, sì, qui siamo la foto, magari aspettiamo un attimino perché siamo già in quinta classe, che ci arrivo dopo. I bambini idealmente fanno proprio un bagno nella lingua, dove proprio la maestra poi sta in lingua per tutta l'ora, dall'inizio alla fine, poi facendosi capire con i gesti, con le canzoni, e i bambini mano a mano, da volta in volta, avendo un certo ritmo, imparano e comprendono. E, in terza classe poi subentrano anche dei sciogli lingua che diventano divertenti per questi bambini, come dicevo già prima, si fanno tante scenette. In quarta classe poi impareranno in primis a scrivere, imparano prima tutte le cose che hanno imparato nei gli argomenti trattati negli anni precedenti, memorizzati proprio nelle prime classi, e poi attraverso l'osservazione di questi scritti loro scoprono anche le regole grammaticali, iniziano proprio a osservare e scoprono da soli, proprio perché guardano tanto, no? E, la lingua, tra l'altro, affiancherà sempre di più anche il piano di studi previsto per ciascuna classe. Un esempio semplice: in quarta classe la maestra insegna la zoologia e noi come lingue abbiamo... lingue in questa scuola si insegna nelle prime classi il francese e il tedesco, e poi dalla sesta in poi anche l'inglese. E, cioè, in lingua sono state preparate delle descrizioni degli animali affinché loro potessero proprio descrivere autonomamente un animale a piacere. E da lì sono nati proprio dei tanti indovinelli che poi abbiamo raccolti, messi insieme, e ne abbiamo fatto proprio un bel libricino di lettura, proprio che ognuno poteva leggere il suo indovinello, gli altri dovevano poi indovinare. E dopo, per esempio, in quinta, quando c'è stato l'epoca di geografia, che è stato il bel disegno che lei ha fatto vedere prima, in quinta appunto c'è l'epoca di geografia della Svizzera, e così anche in francese e in tedesco si affronta la geografia della Francia e della Germania, e sono stati realizzati proprio dei bellissimi disegni con accanto proprio dei scritti, proprio della descrizione un po' della Germania con i fiumi più importanti. Qui sulla destra vediamo un astuccio che riguarda ancora la quarta classe, dove abbiamo ripescato argomenti trattati nelle prime tre classi, dove si parla proprio cosa c'è anche nell'astuccio, e tirano fuori di tutto di più. E si scoprono le cose e niente, e poi appunto in sesta classe si aggiunge anche l'insegnamento della lingua inglese, che poi proseguirà fino, poi si vedrà fino all'IB, fino alla fine, che poi l'IB sarà in inglese, però di questo poi si parlerà dell'altro Open Day. Niente, anche per le lingue fondamentali i ritmi, e viverlo proprio in tutti i modi possibili, ecco. Bene, grazie mille. Passiamo alla lingua francese a questo punto, e alla maestra Christelle. Sì, allora buonasera a tutti. Allora, come accennato dalla mia collega, nelle nostre scuole la lingua straniera viene insegnata nello stesso modo in cui si impara la madrelingua. E allora io vorrei focalizzarmi sulle prime classi. Dunque, nelle prime classi tutte le lezioni saranno unicamente orali, dunque non scriviamo, e la maestra prova a parlare unicamente nella lingua straniera. Allora, durante i primi anni viene formato proprio un bagaglio orale prezioso in cui la maestra dalla quarta potrà andare a pescare
per trasformare questo tesoro in un sapere. Allora, le lezioni nelle prime classi si riassumono in canzoni, giochi e storie. Allora, come si inizia la lezione? Il maestro di classe prepara i bambini ad accogliere la maestra di lingua. Allora dice che la maestra sta per arrivare, che allora prepara tutti i bambini devono essere pronti e bravi. Poi arriva la maestra che saluta già bene il maestro nella lingua straniera. Questo passaggio è molto importante, deve essere molto curato. E così per aiutare allo svolgimento della lezione. Allora, inizia così, dopo una poesia di apertura e una canzone, secondo la stagione, la prima parte della lezione si fa nel movimento. Dunque si imparano i numeri, per esempio saltando, battendo le mani, si fa un giro tondo, un gioco di movimento. Allora vi do l'esempio di un gioco che piace tanto ai bambini, è come imparare i mesi e le stagioni. Dunque, se mi ascoltate bene, magari potete capire. Allora, ogni angolo della classe rappresenta una stagione. Allora, io prendo un foulard blu per l'inverno, il verde per la primavera, il giallo per l'estate e l'arancione per l'autunno. Poi un bambino viene davanti, ha gli occhi bendati, mentre gli altri sono ancora seduti. Allora, iniziamo a cantare la canzone dei mesi, janvier, février, mars, avril. E poi i bambini, durante questa canzone, possono muoversi nella stanza e scegliere un angolo, dunque scelgono una stagione. Allora, quando la canzone è finita, il bambino che ha gli occhi bendati nomina una stagione, per esempio primavera, e tutti i bambini che sono in quest'angolo devono tornare a sedersi. E si continua il gioco fino a quando rimane un solo bambino. E facendo così, dopo qualche volta, tutti i bambini conoscono le stagioni e i mesi in un modo veramente profondo e senza essersi accorti. Allora, dopo un momento di movimento così, possiamo riprendere i bambini e sono pronti ad accogliere una parte un po' più tranquilla della lezione, come per esempio ripassiamo i colori. Allora, prendiamo di nuovo con il foulard o qualcosa, prendiamo il foulard, i bambini e nominiamo i colori. Allora, diciamo le bleu, le vert, le rouge, l'orange, eccetera. Poi si racconta per esempio la storia di un topolino che vuole andare a nascondersi e cerca un nido. Allora lo nascondo in un foulard e poi i bambini devono indovinare in quale posto il topolino è andato a nascondere. E lì i bambini già dicono nella lingua francese le foulard bleu, le foulard orange, e allora on dit viens voir s'il est dans le foulard orange. Il bambino si muove, viene a vedere e tutto si fa sempre in francese. Allora, così il bambino non si accorge in fondo che fa proprio una lezione di francese. E dopo questi due momenti, per chiudere, si può fare un piccolo gioco, una piccola storia, perché è molto importante anche sviluppare la loro immaginazione, e per questa storia può arrivare ogni tanto il nostro amico Petit Jean che vedete anche sullo schermo. Perfetto. Ecco, era un modo un po'. Ho voluto farvi vivere una lezione. Ecco. Grazie mille per l'intervento. E anche in questo caso volevo sentire un genitore sull'insegnamento delle lingue. E trovo qua citato un genitore, Benoît Cadier. Ecco, volevo sapere l'opinione su questo aspetto dell'insegnamento della scuola steineriana. Intanto benvenuto. Buonasera a tutti. Sì, io sono un genitore che si è arrivato nella scuola 2 anni fa. E ho 3 figli, uno all'asilo e uno in terza classe e uno in quinta classe. Praticamente le due maestre di lingue hanno già raccontato molte cose che avrei potuto anche io dire,
e quindi praticamente vorrei soltanto raccontare cosa che vedo nei nostri figli, cosa sono riuscito a vedere. E praticamente sono riuscito a vedere soprattutto durante le recite o i piccoli momenti di condivisione con i genitori che i nostri ragazzi hanno potuto presentare delle piccole scenette, delle canzoni nelle lingue studiate, che siano il tedesco o il francese, per i nostri figli. E io credo che poter imparare le lingue cantando, raccontando le scenette, apporta tanta gioia anche per poter veramente cogliere queste lingue. Ecco. Grazie mille. E passiamo a un altro argomento. Prego. Aggiungo solo una cosa veloce. Certo. La suocera che abita in Francia è molto contenta dei progressi in francese da che sono iscritti alla scuola Steiner. Beh, questa mi sembra una cosa fondamentale. Ecco, la migliore recensione possibile. Grazie mille per il vostro intervento. E adesso passiamo a un altro argomento con il maestro Giulio e la grammatica. Aspettiamo il maestro Giulio. Buonasera a tutti. Allora, l'insegnamento della lingua italiana comincia appunto fin dalla prima classe, si protende poi per tutto il percorso delle elementari e si fonda essenzialmente sul cercare di nutrire ogni giorno il sentimento del bello. Quindi al mattino ogni giorno recitiamo poesie, filastrocche, dove appunto si cerca di curare il linguaggio e si cerca anche di portare incontro tutte le sfumature che il linguaggio può avere. Queste filastrocche, queste recitine sono accompagnate sempre da gesti ritmici, da movimento, perché questo permette di radicare la conoscenza del linguaggio e di fare proprio questo aspetto fondamentale. Partiamo dal presupposto che riuscendo ad articolare bene il linguaggio, a parlare bene, si riuscirà poi a esprimere anche pensieri più chiari. E, diciamo che questo momento di recitazione al mattino, dove ci sono filastrocche e poesie, è qualcosa che appunto accompagna tutto il percorso, ma che permette anche di creare un elemento sociale nell'insegnamento della lingua italiana, dove i bambini appunto tra di loro riescono a vivere delle esperienze. E aiuta anche, per esempio, a prevenire quelle che possono essere delle difficoltà ortografiche, come per esempio le doppie, perché ci sono tante filastrocche, tante poesie sull'uso delle doppie, e su quelle che sono anche delle difficoltà di ortografia, come la gne, la gli, e tutti quegli aspetti appunto che si possono incontrare poi durante il percorso dell'insegnamento. La grammatica vera e propria inizia in terza classe e diciamo che è fondamentale per noi, come in tutte le materie, ma anche nella grammatica, e questo può sembrare un po' un paradosso, ma è possibile anche nella grammatica, l'elemento artistico è fondamentale. Per elemento artistico si intende la possibilità di fare recite, recitine, la possibilità di fare giochi e naturalmente anche la possibilità di fare disegni. E appunto adesso abbiamo visto alcune immagini di questo. E l'elemento artistico permette proprio di entrare nella grammatica senza mediazioni, no? Quindi in realtà l'insegnamento della grammatica non è un insegnamento fino a se stesso, ma diventa un'esperienza reale per i bambini. E appunto ci sono tante forme creative di portare questo. Durante il percorso delle elementari vengono affrontate tutte e nove le parti del discorso. E diciamo che questa modalità, questo modo, genera poi tantissimo entusiasmo nei bambini. Quello che è fondamentale nell'insegnamento della grammatica è non creare antipatia, ma fare in modo che appunto giorno dopo giorno ci sia entusiasmo, voglia di conoscere, voglia di apprendere. E non diventa una conoscenza, diciamo, intellettiva fine a se stessa, ma una
diciamo, esperienza quotidiana che i bambini vivono. Bene, grazie mille. Passerei alla storia e alla maestra Lisa in questo momento, che ci racconta appunto l'insegnamento della storia e come viene effettuato. Facciamo un cambio di sedia. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera. Tra un cambio di sedia, d'altronde questo siamo, no? In questo momento siamo a casa, in una situazione anche un po' particolare, anche difficile portarvi le materie attraverso uno schermo e così ci proviamo. Ecco. Siate clementi. Comunque, io volevo portarvi appunto l'elemento della storia, perché nel nostro percorso pedagogico ha proprio una modalità ben precisa. Un po' accennato già al maestro Francesco, nelle prime classi non abbiamo la trattazione vera e propria della storia, ma la narrazione sì, è attraverso la fiaba, la favola e poi in quarta classe arriva il mito. È solo in quinta che inizia il tema vero e proprio della storia. E quindi dopo una breve premessa legata a quello che è il tema della preistoria, si introduce il tema storico. E i primi popoli che affrontiamo sono quelli dell'antica valle dell'Indo, per cui l'antica India, che è particolarmente amata tra l'altro dai bambini. E quindi affrontiamo proprio anche alcune vite, Rama e anche lo stesso Buddha. Per cui si avvicina anche il tema religioso. E in un secondo momento ci avviciniamo poi alla Mesopotamia, a quello che sono i popoli che già abbiamo affrontato anche noi nelle nostre scuole, quindi Assiri, i Babilonesi. C'è qualche disegno, qualche immagine di questo periodo, perché avevo fatto qualche bella foto, i miei alunni hanno disegnato veramente splendidamente quest'anno, ero proprio orgogliosa. Grazie, gentile. Sì, appunto, questa è una... quando abbiamo raccontato... forse questa è ancora la grammatica. Grazie, Paolo. Ecco fatto. Ecco, no, ok, ci siamo. Una carrellata. Ecco. Quindi affrontiamo veramente tante tematiche. Quindi le antiche civiltà, dalla civiltà quindi della Mesopotamia, gli Assiri, i Babilonesi, arriviamo all'Antico Egitto e attraverso proprio anche le leggende, abbiamo narrato per esempio Iside, Osiride, quindi miti antichi, non soltanto l'aspetto storico, ma è attraverso il popolo greco che ci si focalizza in quinta classe sull'aspetto storico. Questo perché è la quinta classe, un po' proprio l'età dell'armonia di questo periodo. È l'età in cui i bambini raggiungono un equilibrio nelle proporzioni fisiche, è un equilibrio anche nell'aspetto più emotivo, cominciano a relazionarsi con il sé, col mondo, e quindi è un po' proprio come nei greci la relazione anche che vivono. La relazione nel sociale, nell'adulto e appunto con se stessi. E quindi è l'età che viene chiamata proprio anche nelle scuole tradizionali, solitamente in quinta, che si studia l'epoca greca. E qui vedete un'immagine che è legata alle recite, è proprio in quinta classe, che solitamente, come i greci sono stati i primi che hanno introdotto la commedia e la tragedia, anche le classi preparano una recita. Quest'anno noi abbiamo preparato la recita della Guerra di Troia. Purtroppo non siamo ancora riusciti a rappresentarla per la chiusura della scuola, ma la rappresenteremo a settembre. E proprio attraverso anche la recita, quindi anche mettendosi in gioco con i colori dei vestiti e immedesimandosi negli antichi dei e negli antichi miti greci, che il ragazzino di quest'età riesce anche a sviluppare una propria individualità. Volevo farvi vedere al volo, se si riesce, gli scudi anche che hanno preparato gli allievi.
riprendendo le antiche rappresentazioni, gli antichi disegni, sono bellissimi, proprio fatti da loro, e in un'attività pratica che verranno poi usati anche nella recita. L'anno prossimo ci aspetta la civiltà italica, gli Etruschi e tutta l'epoca romana. Grazie Elisa. Altro argomento importante è quello dell'euritmia, in cui chiamo la maestra di euritmia, appunto Maria Enrica Torcianti, qui do il benvenuto. Allora, cos'è l'euritmia, Maria Enrica, perché è molto importante nella scuola steineriana? Allora, l'euritmia è un'arte del movimento che rende visibile la parola e la musica. E quando Steiner ha appunto creato quest'arte del movimento, ha proprio pensato di portarla nella scuola, perché attraverso il collegamento tra il movimento e la parola e il collegamento tra il movimento e la musica, i bambini possono ricevere un nutrimento per la loro incarnazione. Se noi pensiamo proprio anche nella nostra epoca come diciamo proprio queste forze vitali ci stanno sempre più abbandonando anche in rapporto alla tecnologia, l'euritmia invece rafforza proprio le forze vitali dell'essere umano, e in particolare dell'essere umano diciamo che sta crescendo attraverso questo collegamento con la parola. Abbiamo già sentito che sia le maestre di lingua sia anche i maestri di classe lavorano tantissimo con il movimento, attraverso i ritmi, attraverso le recite, attraverso le filastrocche, e diciamo che l'euritmia rafforza e prende tutto in un grande abbraccio, cercando di accompagnare lo sviluppo del bambino proprio attraverso i vari passaggi. Diciamo ad esempio in prima classe si lavorano tutti gli archetipi della fiaba, per cui si lavora proprio nel movimento con i personaggi delle fiabe. In seconda si lavora con tutte le forze degli animali e con le forze diciamo più nobili dell'essere umano. In terza si lavora con le forze della creazione, in quarta con le forze dei miti, degli elementi, in cui l'essere umano deve diciamo tenere la propria coscienza, la propria forza in rapporto con le forze degli elementi. In quinta, mi collego proprio con la maestra Lisa, noi seguiamo proprio la storia attraverso l'interpretazione e l'entrare nei movimenti che seguono le varie epoche di cultura. Come si muove un antico indiano? Che coscienza aveva un antico indiano? Che rapporto aveva con la divinità e con se stesso, fino ad arrivare al greco, come diceva la maestra Lisa, che acquisisce veramente un equilibrio, un'armonia in tutti i suoi movimenti. Non si sente? Sì, Paolo. No, hai ragione, grazie mille per il tuo intervento. Volevo sentire ancora un genitore come Claudio Perucca, la cui figlia appunto sta studiando in questo momento. Ecco, come si trova? Che pensiero hai dell'educazione che sta ricevendo? Ma mi sentite? Bene. Bene, buonasera a tutti. Vediamo lo sfondo. Grazie. Sì, purtroppo non sono proprio qui. Comunque, grazie Paolo di darmi parola. Come mi trovo? Mi trovo ovviamente bene e penso che sentendo parlare i professori rispetto al metodo che viene seguito, sentire la passione che hanno e sentire l'attenzione ai dettagli che ci presentano, non solo in situazioni da palcoscenico come queste, ma tutte le volte che abbiamo degli incontri, tutte le volte che possiamo confrontarci, penso che non ci possa essere esperienza di scuola migliore. Mi collego a quello che diceva prima Matteo
rispetto ai genitori che fondano la scuola, che formano la scuola, ci viene richiesto tanto. Ma io penso che, come diceva, e mi ricollego anche al maestro Giuseppe, come nella pedagogia si parte dal fare per poi astrarre, per poi capire, per poi lavorarci sopra dopo tempo, anche ai genitori viene chiesto di fare. Quindi ci troviamo il sabato e la domenica tra genitori a pulire la classe, piuttosto che a fare i turni mensa in mezzo ai nostri ragazzi, e magari da principio non si capisce quanto sia importante e quanto cambi, e questo lo si capisce andando avanti, la concezione stessa di scuola che da genitore abbiamo. La scuola diventa nostra, la scuola diventa della comunità che stiamo mettendo in piedi, e proprio in questi momenti si sente più forte questa condivisione nella creazione, che poi passando attraverso gli insegnanti arriva poi ai nostri figli, che però parte da questa creazione, da questa condivisione. E quindi ci tenevo a dire che quanto è importante quello, e quanto è bello vedere che anche i ragazzi partono sempre dal fare, qualunque cosa facciano, è molto importante. Se si parla di geografia, si parla del lago, vengono portati a vedere il lago dall'alto. Se si parla di tentare di raggiungere un livello individuale, staccarsi un po', cominciare, per esempio questo più nella nostra classe che nelle classi precedenti, raggiungere un'individualità più smarcata e più spiccata, viene pensato un corso di vela. Ecco, sono queste attenzioni, queste pratiche che secondo me sono importanti e mi rendono, insomma, un genitore. Penso che mia figlia sia felice dell'educazione che sta ricevendo, ecco. Grazie Claudio. Passiamo alla maestra Fiorella e alle pagelle. Come vengono realizzate le pagelle, come vengono scritti i giudizi? Sicuramente quello che si fa nelle nostre scuole è molto particolare, perché in prima classe, e non solo in prima classe, ma diciamo nelle classi elementari, quello che si tende a dare ai ragazzi, ai bambini, agli allievi, è proprio un quadro, un'immagine. Quindi non un giudizio. Sappiamo che il giudizio, la valutazione può chiudere, limitare, concludere, e invece quello che noi tendiamo a fare è dare un'immagine che possa crescere con loro e che diventi quasi una sorta di lievito. Allora, in prima classe un bambino riceve un libro a fine scuola, un libro nel quale viene presentata una poesia e insieme un disegno, accompagnata da un disegno. Allora, la poesia viene proprio composta dall'insegnante pensando al bambino. E quindi va da sé che l'ultimo periodo di scuola, quello che va da Pasqua fino a giugno, oltre ad essere un periodo in cui l'insegnante si dedica comunque normalmente alla preparazione delle lezioni, cerca veramente di creare anche un rapporto speciale con l'allievo, pensandolo, immedesimandosi in lui e cercando, anche camminando nella natura, insomma, di trovare un modo per far sì che il ragazzo, il bambino, riceva un'immagine, la sua immagine. E chiaramente un momento molto, molto creativo, molto espressivo. Quelli che vedete sono proprio giudizi che vengono dati in prima e in seconda classe, dove si cerca proprio di creare una forma, una poesia che abbia una forma poetica, in rima. Si cura tantissimo anche il tipo di rima, di ritmo, pensando al bambino, al suo carattere, al suo temperamento, per cui se un bambino è abbastanza tranquillo, malinconico, allora si cercherà una poesia descrittiva, con un ritmo lento. Se un bimbo invece è particolarmente vivace, allora dovrà avere un ritmo alato. Se invece il bimbo è collerico, va da sé che deve avere un ritmo molto molto corto, ristretto, e soprattutto deve accadere qualcosa in quella poesia, altrimenti l'abbiamo già perso per strada.
E dunque, quello che noi diamo non vuole essere una definizione, ma piuttosto, ripeto, un quadro, un'immagine del suo modo di essere, del suo modo di relazionarsi con i compagni. Ma voglio soprattutto dire questo momento bellissimo che accade l'ultimo giorno di scuola, in cui il maestro riunisce i bambini in cerchio e consegna loro questi libri. Alcuni maestri accolgono nella classe anche i genitori, che entrano in punta di piedi e si mettono ad ascoltare. E il maestro legge e poi chiede: di chi sarà questa poesia? E allora i bambini dicono: è sua, è dell'altro, e alcuni invece dicono: è mia. Dunque è un momento veramente speciale. Il bambino sente che è un dono, un grande dono che il maestro gli ha fatto. E ecco, poi in seconda classe, in terza classe, ancora avremo la poesia, quindi giocheremo ancora con la rima, è molto importante proprio per cercare di, come dire, di armonizzarci con quello che è l'elemento ritmico, che nel bambino piccolo è molto importante. Poi invece, oltre alla poesia, si cercherà invece di adattare l'immagine, diciamo così, di fare in modo che arrivi al bambino sotto forma di prosa. Ma ci sarà sempre e comunque un'immagine. E poi, strada facendo, magari il, come si dice, il disegno, che è tanto importante in prima e in seconda classe, lascerà il posto all'intestazione e sarà comunque molto curata. E poi cosa succederà ancora? Ripeto, l'immagine sarà sempre presente, ma sarà ancora molto importante avvicinarci al bambino che cresce, in modo tale da creare anche attorno a lui, di dare al bambino un resoconto di quello che è il suo approccio con le materie, il suo interesse, l'entusiasmo, quello che ha imparato. E dalla quinta, nel quaderno dei giudizi, in questo bellissimo libro, ci saranno anche le annotazioni, le osservazioni dei maestri di materia. E i bambini sono molto felici di poterle leggere. E dunque è come se attorno all'unicità di ogni bambino si creasse proprio un cerchio di voci, un cerchio di osservazioni, in modo tale che venga restituita un'immagine molto articolata di questo essere che appunto è in divenire. E mi sembrava bello poter dare la parola a due allieve che, giuro, non hanno riguardato il loro quaderno dei giudizi, ma si ricordano la poesia della prima classe e la poesia della seconda classe. Questo per dire che l'immagine può crescere. E dunque darei la parola a loro. Ah, che meraviglia! Sentiamo. Al riparo dal rumore, sotto i raggi del bel sole, crescono piante d'alto gusto che al bosco danno lustro. Dalla chioma alla radice, ascoltando ciò che dice, lei raccoglie a piene mani fiori e foglie e dinami, si rallegrano tra le piante, osservando le ghirlande. Lei dispone foglie e fiori, per misura, per colore, ogni cosa in armonia, e poi lieta corre via, e svolazza il suo bel manto come dolce stella accanto. Rondinella che leggera, riempi l'aria primavera, torna al nido che ti aspetta, e io torno alla chiesetta, come dolce quel richiamo che ci giunge da lontano, che ci invita dalle ampiezze a colmar di tenerezza. La dimora che ci attende, il lavoro ci sorprende, cresce senza far fatica e il Signore lo benedica. Bravissime, veramente bravi, molto suggestivo. Grazie maestra Fiorella, grazie per l'intervento, molto, molto ispirante. E passiamo ai primi passi con la maglia e la maestra Michelle. Ce lo seguiamo.
Sei sicuro? Maestra Michelle, microfono. Eccoli qua. Buonasera. Anzitutto volevo dire che io ho il più bello mestiere del mondo, questo è sicuro. Vorrei parlare, ecco, dei primi passi con la maglia, che anche Rudolf Steiner ha... lui ha evidenziato che è molto importante... l'aiuto a fare la maglia, e per questo volevo iniziare con questo tema. Normalmente il lavoro manuale anzitutto vuole rendere abile le mani, e però noi nella scuola non vogliamo solo semplicemente occupare le mani, vogliamo fare qualcosa sensato. E per dare un po' un significato, le mani sono mediatrice fra piedi e testa, possiamo anche dire dalla terra e il cielo, e vuol dire i piedi in movimento e il pensiero, la testa. E le mani lo riuniscono, queste due cose. E si vede quando lavoro con i bambini, si vede proprio che succede questo. È fantastico vedere come queste piccole mani lavorano, hanno voglia di lavorare, e si vede anche quando i bambini mi vedono, io non lavoro manuale, ma lavoro manuale, è proprio una cosa che possono parlare con le mani, e questo mi è sempre una grande gioia. Questa cosa, noi iniziamo nella scuola, io, in prima classe, con un nodo magico, che si crea con filastrocche, piccole cose come entrare nel castello, mettere mantello e la corona, fare un giretto nel giardino e uscire, chiudere il portone. Poi l'uccellino viene, passa il bruco, prende il bruco. Io dico sempre, tu vedi il bruco? E poi lì, sì, sì, certo, vedo. E poi tirano fuori e c'è il nodo magico. E poi ci vuole solo un soffio e poi va via. E con questo inizio, in questa mia immagine della maglia magica, si crea poi tutti questi maglie, uno dopo l'altra. E quando uno non tiene l'altra, guai, c'è subito un buco. E lì trovo molto bellissimo, trovo bellissimo quel filo del pensiero, il fil rouge en français, che è importante anche del pensiero, che c'è, ci sono le quenze di un pensiero, allora uno e dopo l'altro, se c'è un buco non puoi finire neanche il tuo pensiero. Bene, grazie, grazie mille per l'esposizione. Finito? Sì, sì, perché io volevo, ecco, far vedere che ci sono... Ah, perfetto. Animali, e, ecco, e poi volevo ancora parlare dei processi in sesta classe, non so se ho ancora tempo. No, c'è assolutamente tempo. Allora, ho interpretato io male la chiusura del discorso. Sì, no. Perché dopo ci sono più passi nei grandi classi, che c'è il berretto che fanno, che saranno 5 ferri, non lo so se abbiamo già visto l'immagine. Sono io, poi alla fine, in quinta classe, si fa le calze,
che è una cosa abbastanza difficile, e però è possibile. Quando io ho cominciato a Basilea a studiare lavoro manuale, mi hanno detto, guarda, devi fare in quinta classe le calze con il tallone. E ho detto, questo non farò mai con i miei allievi, non riuscirei mai a portare questo. E invece adesso, 10 anni dopo, dico una cosa molto, molto sensata. È bellissimo quando i bambini mettono e provano questo tallone che va proprio al loro piede e funziona, come anche il berretto, quando lo mettono funziona e fa un declino, una sensazione dentro un bambino che è fantastico. Bene. Quando alla classe arriva una cosa ancora molto molto più elevato, da un disegno bidimensionale che fanno loro, ecco, bidimensionale, poi diventa un animale proprio tridimensionale, che lo cuciono, lo pitturano, lo riempiono, tutto loro. Allora non so se mi scorre le immagini, adesso sono di quest'anno, sono tutti questi bellissimi, un animale ululante. Allora, per me fare lavoro manuale con questi ragazzi è una cosa fantastica. E concludo con una frase che ho dal tedesco tradotto. Una cosa compiuta in retrospettiva sveglia in noi forze benefiche. Benissimo, grazie. Grazie mille per l'intervento e per i bei lavori che abbiamo visto. Ci sono delle domande, abbiamo sentito tanti interventi, abbiamo avuto un excursus davvero interessante lungo questa ora e 20 minuti insieme. Ecco, se ci sono delle domande, basta aprire il microfono. Se invece non ci sono delle domande, io ripasserei la parola a Silvia per l'ultima parte e per la, diciamo, chiusura della nostra sessione. Quindi abbiamo un po' di immagini degli spazi esterni, li vogliamo commentare. E poi che messaggio finale vuoi lasciare alle persone che ci hanno seguito in questa ora? Microfono, Silvia. Ok, mi sentite? Sì. Sicuramente, ecco ancora le creazioni della maestra Michelle, sicuramente al di là degli spazi, che mi piacerebbe tantissimo avere l'occasione di mostrare dal vero, visto che adesso da noi si può effettivamente venire a visitare la scuola, chiudiamo la scuola il 18, dopodiché rimaniamo comunque a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questa per esempio è la nostra caffetteria che sarà aperta durante l'estate con il centro estivo che sarà appunto aperto praticamente tutta l'estate, proprio per cercare di far ritornare questa socialità che è mancata in questi mesi e che è bellissima da vedere nelle nostre feste, che purtroppo adesso non possiamo fare, ma presto li potremo fare. Però, se non ti dispiace, come ultimo momento, io sono dentro la scuola membro del comitato, ma soprattutto sono mamma di due figli, di due bambini, che sono due ragazzi ormai, che sono di 13 e di 12 anni, che sono appassionati di questa scuola, ma soprattutto che vedo crescere e diventare stupendi e grandi. Ecco, qui per esempio è quando lavorano con il ferro, e mi piacerebbe che chiudesse questa sessione un papà della scuola che è anche un ex allievo, perché per me gli ex allievi della scuola sono stati veramente di grande ispirazione per capire veramente come si arriva, come questa educazione può aiutare
tutti a fare un po' quello che gli piace, quello che hanno sognato, quello che scoprono essere il loro talento. Per cui, come ultima cosa, dare la parola a Gabriele Calzolari, che ci aspetta e ci ha accettato il nostro invito, per far chiudere a lui questa sessione. Sentite? Bene. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, sì, io sono un ex allievo della scuola che ha fatto il percorso dall'asilo fino alla decima classe. E poi, pochi mesi fa, a settembre, abbiamo deciso di trasferirci qui dagli Stati Uniti e cominciare a mandare i nostri figli, Vincenzo che sta facendo l'ultimo anno di asilo e Gaia che ha fatto l'ultimo anno di nido alla scuola Stein. Ecco, oggi quando stavo tornando dal lavoro ho cercato di pensare un po' a quello che, quali sono le motivazioni, le mie esperienze, sia come ex allievo che anche come genitore che ha deciso di mandare i miei figli a scuola. E ci tengo a dire che io ho una memoria della scuola Steiner, in particolare delle elementari e delle medie, assolutamente fantastica. Mi ricordo delle esperienze indimenticabili e credo che il punto forte di questa esperienza è appunto questo unire delle nozioni più teoriche o delle esperienze pratiche, per cui si apprende attraverso l'esperienza e proprio il sentire. E mi ricordo appunto di tutte queste filastrocche, di tutte queste esperienze di lavoro manuale e di come queste esperienze hanno lasciato veramente un segno, anche una memoria, no? Io mi ricordo tutte le cose che avevo fatto durante le elementari, me le ricordo molto molto bene. E poi l'altra cosa che mi ricordo è la gioia e l'entusiasmo di andare a scuola che avevo durante le elementari, che entrare a scuola e essere salutato con una stretta di mano dalla maestra che ti riconosceva, ti salutava in maniera personale, e poi sempre c'era qualcosa di nuovo. Ogni settimana mi ricordo c'era un disegno alla lavagna o un nuovo tavolo delle stagioni, però c'era un po' come sempre, come Natale, c'era sempre qualcosa da scoprire, da conoscere, per cui eravamo sempre molto stimolati e sempre molto curiosi e entusiasti di andare a scuola. E poi devo dire un'altra cosa invece che mi ha aiutato molto, credo della scuola Steiner in generale, è questa educazione, questa attenzione allo sviluppo anche emotivo del bambino e dell'individuo, che io credo che sia a oggigiorno la base di un individuo, della salute mentale degli individui e anche della resilienza, della capacità di superare momenti difficili e le prove che la vita ci pone davanti, come probabilmente tutti sappiamo. Per cui sì, la scuola, e adesso come genitore, di nuovo, sono tornato in questa comunità che vedo che ancora cerca di portare questi contenuti con i genitori e i docenti che cercano di lavorare verso una meta comune. E ho ritrovato questo calore di questa comunità, che è assolutamente piacevole e che mi dà molta soddisfazione anche come genitore. Grazie. Bene, grazie. Grazie tante, Gabriele Calzolari, per questa testimonianza. Allora, io devo dire che sono rimasto ammirato, perché sono, come sapete, un esterno, anche se collaboro con la scuola da un punto di vista di comunicazione su alcune cose nell'ultimo periodo. Sono rimasto molto ammirato dall'esposizione, molto desideroso anche di conoscere ancora di più riguardo ai metodi, riguardo alla realtà formativa.
Ringrazio per quanto mi riguarda tutti gli insegnanti che hanno parlato, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato, ringrazio per le belle parole di sintesi che sono gentilezza, libertà, emozioni, collaborazione, solidarietà, significato che sono emerse nel corso di questa ora e mezza. E se ci sono dei genitori che hanno un dubbio se iscrivere i loro figli alla scuola steineriana, speriamo che questa ora e mezza possa essere stato di aiuto nel fornire loro degli elementi per decidere. Per quanto mi riguarda vi saluto e quindi ripasso la parola a Silvia per il saluto finale e dopodiché ci rivedremo, spero, ancora in un'altra occasione. Grazie. Ripassi la parola a me, Paola? Sì, per il saluto finale. Allora, il saluto finale è a tutti quelli che ci ascoltano. Noi siamo aperti ovviamente alla seconda parte di questo Open Day, che è la parte di colloquio personale, la parte di colloquio individuale. Potete tranquillamente contattarci con tramite il nostro sito, oppure appunto contattandoci direttamente, e possiamo senz'altro cercare di raccontarvi ancora meglio quello che è la realtà di qui. E ci sono tantissimi argomenti che non abbiamo affrontato, tantissimi interventi che speravamo di poter fare, ci sono delle persone che sono venute qua per raccontare ancora delle altre cose, speriamo di poterlo fare di persona. Bene, un saluto ancora a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Buona serata. Grazie.